un punto che vi soddisfa? Non penso, per quello visto in campo contro una signora squadra c'è da dire, assolutamente no, un Termoli che comunque ha fatto la partita per 96 minuti, ma sicuramente meritava la vittoria. Purtroppo è andata così, ci teniamo ben stretta la prestazione, però due punti persi. Un primo tempo avaro anche di occasioni, no? Su entrambi i fronti, poi però nella ripresa con l'uomo in più forse potevate spingere un po' di più, c'è stato quel tiro radente di Esposito, ben parato da Antignani, poi però non è che abbiate creato tantissimo. Ma non sono assolutamente d'accordo, forse ho visto un'altra partita io. Penso che il Termoli come occasioni abbia dominato 90 minuti in lungo e largo, poi se vogliamo comunque vedere la partita solo sulle prestazioni, abbiamo tenuto il pallino del gioco 90 minuti, giocavamo contro una squadra che lotta per vincere, non è che il Chieti è una signora squadra, crede che il Termoli ha avuto due o tre palle con il primo tempo, due o tre palle con il secondo tempo, non credo che non ci siano state azioni da gol. Adesso come continuerà il vostro campionato, insomma gli obiettivi? Ma niente, al momento ci teniamo ben stretta questa prestazione, bisogna iniziare a far punti. E oggi sapevamo di incontrare una squadra importante, ma sono tutte importanti. Domenica si va a Monterotondo cercando di fare la stessa prestazione e cercando di ottenere il massimo dei punti in palio.